Buongiorno dalla redazione multimediale. L'atteso incontro Letta-Renzi c'è stato questa mattina prima del Consiglio dei Ministri e, stando a fonti governative, è stato molto utile e positivo. Segretario del PD e Premier avrebbero parlato di tutto, in particolare di riforme e di Job Act. Il faccia a faccia serviva per avviare il disgelo dopo le tante incomprensioni degli ultimi giorni. Il Premier ieri aveva invocato un rilancio dell'azione di governo, più facile a dirsi che a farsi, viste le numerose polemiche che agitano la maggioranza. Sulla TASI incombono le minacce di Scelta Civica, sulle unioni civili quelle di Alfano, per non parlare della legge elettorale che sarà discussa il 27 alla Camera. L'accordo resta un miraggio, i veti incrociati bloccano la tanto sospirata riforma nonostante l'accelerazione del segretario PD. Anche sul lavoro e sulle proposte del sindaco di Firenze sono arrivati distinguo e le prese di distanza. Dopo l'acquisizione di Chrysler, il colosso di Detroit, Marchionne sottolinea al quotidiano Repubblica il futuro della Fiat. La fusione ci sarà al più presto, spiega il numero uno di Fiat Chrysler, e la sede sarà decisa in base alla scelta di borsa, ma ha un valore puramente simbolico. Il motivo? La nuova società, con un nome nuovo, sarà quotata a Piazza Affari, dove c'è un accesso più facile di capitali, prosegue sostenendo che comunque il mercato più fluido, dove insomma ci sono i soldi, è quello di New York, ma la decisione spetterà al consiglio d'amministrazione. Marchionne non è preoccupato del debito post fusione e assicura che in Italia tutti i lavoratori rientreranno dalla cassa integrazione e che lo stabilimento di Cassino, per capacità produttiva, è lo stabilimento più adatto al rilancio dell'Alfa Romeo. Comunque la nuova Fiat si lancerà sulla fascia di prodotti ad alta qualità. A novembre i prestiti dalle banche al settore privato sono scesi ancora, con una contrazione annua del 4,3%, mentre a ottobre era del 3,7%. I dati diffusi oggi dalla Banca d'Italia, se visti nei particolari, segnalano un calo ancora più marcato per le imprese. Con le aziende, escluse le finanziarie, le banche hanno infatti maggiormente chiuso i rubinetti. La contrazione dei prestiti è stata sempre su base annuale del 6% contro il 4,9% di ottobre. Scendono anche i prestiti alle famiglie intorno all'1,5%. Il tutto mentre le banche vedono calare, seppure leggermente, le proprie sofferenze, cioè i crediti non pagati, ma soprattutto vedono aumentare la raccolta dal 5,4% al 6,1%, sempre su base annuale. Nuove preoccupazioni per Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. I marò in libertà vigilata in India e accusati di omicidio. Il giorno dopo le rassicurazioni dell'inviato speciale del governo italiano De Mistura sul paventato rischio di pena di morte, torna alla carica stamani la stampa indiana. Secondo il quotidiano Hindustan Times è attesa, e da un momento all'altro, l'autorizzazione ad applicare il cosiddetto Suri Act, la legge antipirateria, che in caso di condanna prevede appunto la pena capitale, circostanza che era stata esclusa dalla Corte Suprema di New Delhi un anno fa. Meno categorico un altro quotidiano indiano, il Mail Today, secondo cui manca ancora un parere legale definitivo. Il rischio è che il caso diventi ostaggio delle elezioni indiane previste tra 4 mesi, rischio di cui ha parlato stamattina anche il ministro della Difesa Mario Mauro. Nel caso, dice, il governo italiano non mostrerà sui marò la necessaria inflessibilità. La Costa Concordia sarà rimossa dall'isola del Giglio nel prossimo giugno. A confermarlo è il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, che ha fatto il punto sul progetto di rimozione del relitto della nave naufragata il 13 gennaio 2012. Entro marzo, ha aggiunto Gabrielli, verrà fatta la scelta del porto dove verrà smaltita. Al momento sono 12 porti in lizza e altrettante aziende di 6 nazioni che hanno manifestato interesse a smantellare la Concordia. Proprio ieri il Tribunale di Grosseto aveva stabilito che il 23 gennaio prossimo i periti delle parti e i consulenti saliranno per la prima volta a bordo della nave. L'amore segreto del presidente, il titolo del settimanale scandalistico francese Closé, ha fatto andare su tutte le furie François Hollande, che stamani si dice indignato per la violazione della privacy e pronto ad una battaglia legale. La rivista racconta in un dossier di 7 pagine del presunto incontro segreto tra Hollande e la celebre attrice quarantenne Julie Gayet.
Su Hollande, ex marito di Ségolène Royal e compagno della giornalista Valérie Trierweiler, le voci girano almeno dal marzo 2013, quando sul web circolavano le prime indiscrezioni sulla presunta relazione con la Gaillet, sposata peraltro con uno sceneggiatore argentino. Secondo la direttrice della rivista Closé, il presidente è una persona normale che ha avuto un colpo di fulmine. E dunque per oggi è tutto, prossimo appuntamento alle 18.55 questa sera. E per tutti gli aggiornamenti seguiteci su tgla7.it e sul nostro account Twitter. Buona giornata a tutti!